che provo amore. Sei assomiglia proprio a un angelo. Ti dispiace suonarlo ancora? Sono così sensibile che devo distendermi per stare ad ascoltarlo con tranquillità. Ma vuoi piantarla una buona volta? Ti decidi a chiudere quella boccaccia che ti ritrovi zitto? Toshio è insopportabile. Su, andiamo a metterci in quel cantuccio. Qui si sta molto meglio. Avanti, dai, datti da fare. Va bene. Che emozione, chissà se riuscirà ad addormentarmi. Ma riesci a sentirlo mentre dorme? Ma sì, certamente. Takabanda. Ancora? Questa volta è stato anche peggio. Come posso addormentarmi con tutto questo baccano? Creamy! Speriamo non si sia fatta male. Stai bene, Creamy? Sì, credo di sì. Signore e signori, siamo spiacenti, ma dobbiamo sospendere lo spettacolo. Ehi, come sta, Creamy? Si è fatta male? Sta bene, ma è ancora un po' scioccata, amici. E ci deve essere qualche guasto nell'impianto. Registreremo la settimana prossima, scusatemi. Creamy, dove stai andando? Ma è possibile che non possa ascoltare il piffero in santa pace? Ah, finalmente ti ho trovato. Ciao, Toshio. Accidenti, ma quel dannato impianto doveva proprio saltare durante la canzone di Creamy. Andiamocene. Ma io... Ti senti davvero bene, Creamy? Scusami, Creamy, eppure ti assicuro che l'avevo fatto controllare l'impianto. Da come se n'è andata si deve essere arrabbiata. Chi da coro fallo controllare alla perfezione? Senz'altro. Ah, già! Quegli stupidi elettricisti mi sentiranno questa volta! Ah, sono davvero depresso. Andrò a casa a sentire qualche disco di Creamy. Sembra quasi che il grattacielo triangolo fischi. Hai ragione, assomiglia a un piffero gigante, non trovi? Ehi tu! Perché l'hai fatto? Avanti, spiegacelo un po'. Ciao, io... Non sto parlando con te. Perché hai interrotto la canzone mettendoti a suonare quello stupido flauto? Dici a me? Sì, tu, non fare lo gnorri. Gli angeli non fanno queste cose. Mi meraviglio di te, dammi una spiegazione. Ma lui non è un angelo, è un pifferaio che si è smarrito. Sta zitto, tu. L'hai forse fatto perché ce l'avevi con me. Avanti, parla di qualcosa. Scommetto che l'hai fatto perché gli angeli ti hanno emarginato. Io... Ma come mai ti arrabbi tanto? Lo conosci per caso? Piazza, non ho mai visto così arrabbiata la mia amica Yu. Ma che cosa hai combinato? Yu, aspettami! Yu! Yu, è stato lui! Yu, non prendertela con me! È tutta colpa tua, si può sapere che cosa l'hai fatto? Non lo so! Come sarebbe a dire che non lo sai? Io non si sarebbe arrabbiata così tanto, ma capito? Io non la conosco quella lì! Quella lì? Come sarebbe a dire quella lì? Si chiama Yu! Quella lì, quella lì, quella lì, quella Piatta, lì, quella o farai lì, quella conti lì. Con me! Quella lì! Adesso mi hai fatto arrabbiare, ridammi immediatamente la mia crepa al melone, capito? Quella lì, quella lì, quella lì, quella adesso lì! Adesso basta, mi hai proprio seccato, ridammi la mia crepa al cioccolato e quella nocciola! Quella lì, quella lì! Ridammi tutte le mie crepe, ridammele, 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 ridammele! Quella lì! Con tutte queste crepe mi è venuta fame. È meglio che me ne ritorni a casa. Non mi avevi detto che ti eri smarrito? Ah, lo adoro, quel piffero! Ti andrebbe mezza tavoletta di cioccolata? Ti darò mezza tavoletta di cioccolata e ti aiuterò a ritrovare la strada di casa se suoni qualcosa per me. Che ne dici? Va bene. Ok, tieni. Grazie, amico. Allora? Le ripeto che è tutto a posto, l'impianto è perfetto. È quello che mi avete detto anche ieri. Siete sicuri di aver controllato proprio tutto? Non vorrei un altro guasto. Abbiamo controllato tutto scrupolosamente, bullone dopo bullone. Arrivederci. Arrivederci. Accidenti, speriamo bene. Altrimenti chi lo sente il capo questa volta? Ci siamo, c'è il signor Kidokoro, signor Kidokoro! Oh, Midori, cosa c'è? Che succede?
Wow, accidenti, che impianto fantastico! Ah, non è sbalorditivo, si chiama la cabina del DJ. Ma qui non potete effettuare nessuna registrazione, vero? Ma chi te l'ha detto? Certo che possiamo registrare. Ah, non riesco quasi a crederci, ma è splendido! Davvero, ti piace? Sì, ma scommetto che non riesci a registrare il suono di questo piffero. E invece ti sbagli di grosso. Ecco qua, basta inserire la cassetta qui dentro e poi fare così e fare così. Accidenti, ma è portentoso! Oh, è tutto molto semplice. Su, avanti, suona quel piffero vicino a quel microfono. Oh, ci picchia, non riesco proprio a crederci. È già partito il nastro? Sì, comincia pure a suonare, dai. Si è rotto di nuovo! Ma se acciuffo quegli elettricisti giuro che li faccio aperti! Io non so perché sei così arrabbiata, ma credo che sarebbe meglio che controllassimo Midori. Sì, io. Midori non c'entra niente, però. E quel pifferaio è solo un povero angelo che ha perduto la strada di casa. Midori forse non sa come comportarsi. Già. E allora che cosa aspetti? Io vado. Ehi, un momento, vengo con te. Ho i piedi a pezzi e poi ho una gran fame. Conciato come sono, non riuscirei più a fare un solo passo. Anch'io ho molta fame. Ehi, cosa ne dici? Forse se andassi lassù potrei riconoscere la strada di casa. Stai parlando della gru? Ma tu mi avevi promesso che mi avresti aiutato, non te lo ricordi? Ah, sì, e purtroppo non posso rimangiarmi la promessa, anche se ho fame. Bella vista che c'è da qui! Accidenti, ma dobbiamo proprio arrivare fin lassù! Avanti, sbrigati! Ma perché gli ho fatto la promessa? Ehi! Midori, ti piace il piffero, non è vero? Ne ho abbastanza di quel dannato piffero. Oh, è il piffero! Ehi, Toshio! Da dove viene? Da lassù! Accidenti, è proprio lui, andiamo! Ho paura! Ho paura! Ehi, Midori! Tieni duro, stiamo arrivando! Toshio, aiuto! Aiuto! Non perdere la calma! Io! Presto, devi trasformarti in Creamy! Ok! Oh, cado! Ah, ma è fantastico! Adesso posso tornare a casa! Credo che abbia ritrovato la strada di casa. Toshio, presto, non ce la faccio più, sto precipitando! Scusami, Midori. Pampulo, pimpolo, parim, pampum! Pimpolo, pampulo! Parim, pampum! Che diavolo succede? Sto spento tutto, forse un blackout. Ma anche le auto si sono fermate. Vero, ma che paura. Accidenti, anche questa volta non si è smentito. È scomparso facendo un gran fracasso. Ehi, mamma, cos'è quella luce? Oh, una stella cadente! Che spettacolo! Come dono da Dio ci ha regalato pace e serenità. Oggi sei davvero poetico, Negro. Ah, sì, non sembra neanche lui. Ehi, ehi. Oh, è tornato la mia vita,
buonanotte a tutti! Vediamo, questa la metto qui, questa la metto qui.